Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi andremo a vedere un gioco e ve lo spiego, è molto semplice, molto easy, che si fa con un mazzo di carte, quindi andiamo a vederlo e poi passiamo al tutorial. Ovviamente commentate, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Eccoci qua, per questo effetto uso un mazzo completamente diverso, con le carte diverse, che andrò a mischiare in questo modo. Olè. E perché no, darci anche un taglio. Così. Boom, boom. Dopodiché vado a scegliere una carta qualsiasi, tipo questa. La andiamo a vedere insieme, il 4 di picche, ok, che lascerò qui in questo modo e andrò a dare una mischiata. Così. Dopodiché dico allo spettatore se questa qua è la sua carta. Ovviamente no. Quindi ora vado a prendere la sua carta, che non è nemmeno questa. Però guardate, basta fare un gesto magico sopra la carta che magicamente appare la sua. Ma basta prenderla, metterla in mezzo in questo modo, che la carta ritorna in cima. E tutto si può fare controllare. Eccoci qua a questo tutorial. Allora, spostiamo questo qua, ok. Allora, vi serve un mazzo completo, ok, di 52 carte, e lo spettatore può tranquillamente mischiarlo come e quanto vuole. In questo modo. Dopodiché, quello che andrete a fare è far scegliere una carta allo spettatore. Facciamo il caso che sceglie questa qui, in questo modo. La fate ovviamente ricordare e quello che dovete fare è controllarla in cima con un falso taglio, in questo modo, oppure con questo falso taglio, insomma, con la tecnica che più conoscete e che risulta migliore. Dopodiché quello che andate a fare è dire allo spettatore, qua dovete fare una doppia presa, ok? In questo modo scorrete così le carte con il pollice, olè, fino ad arrivare a due carte. Dopodiché girate, io uso questa presa qua, che per me è più efficace, però voi potete tranquillamente girarla anche in questo modo qua, tranquillamente. Dite, questa qua è la tua carta? Ovviamente vi dirà di no. E qua avviene il change, ovvero cosa succede? Succede questa cosa qua. Boom. Cosa è successo? Praticamente quello che è successo è che la carta random è finita sotto la carta scelta. Come si fa? Allora, praticamente con il mignolo dovete pinzare l'angolo, nel mio caso a destra della carta, spostare la carta più o meno a questa altezza qua e con il palmo della mano prendere sotto la carta dello spettatore in questo modo e sarete in questa posizione qua. Il mignolo che terrà la carta che avete spostato verso l'alto, ovvero l'indice, non il mignolo, l'indice, cosa farà? Avrà il compito di spingere la carta in basso, ovvero per squadrarla, e con la mano che voi avete pinzato la carta dello spettatore, riportate ovviamente coprendo il tutto con la mano, la carta sopra la carta random. Ve lo faccio rivedere. Quindi, mignolo che pinza l'angolo in alto a destra, nel mio caso, si spinge in alto, con il palmo si prende la carta dello spettatore, si arriva in questa posizione qua, ok? L'indice spinge in giù e con la mano copriamo il tutto e squadriamo. Ovviamente facendo questa cosa qua si amplifica di più l'effetto. Poi quello che ho fatto in più è questa cosa qua: prendere tutte e due le carte, ok?
girarle, mettere in mezzo la carta dello spettatore, che in realtà è la carta random, prenderla, metterla in mezzo, schioccare e farla riapparire in cima. E ovviamente alla fine direte che tutto si può fare controllare.